Buongiorno amici e amiche di F5 News, consueto appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube. Da lunedì al venerdì un video approfondimento sui temi più caldi e di stretta attualità di casa Inter, e oggi parleremo del futuro di Simone Inzaghi, perché dopo la bellissima vittoria per 2-0 a Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta in campionato, questa volta contro il Monza. Si tratta dell'undicesima sconfitta in campionato e ora la classifica dell'Inter diventa veramente preoccupante, e la possibilità, ecco, di partecipare alla prossima edizione di Champions League diventa sempre più difficile, e molto passerà proprio dalla stessa Champions League. Quindi oggi ne parleremo insieme, parleremo del futuro di Simone Inzaghi, lo faremo con il nostro Mattia Todisco. Ciao Mattia. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Mattia, dopo il post partita, nel post partita di Inter Monza, gli animi erano veramente caldi e accesi. Nel nostro post partita veramente erano in tanti collegati, e ovviamente molti tifosi puntavano il dito contro Simone Inzaghi. Io, prima di parlare di quello che può essere il futuro dell'Inter, sia nel breve che nel lungo termine, e anche quello del tecnico nerazzurro, io ti chiedo: tu cosa ne pensi di Inzaghi? Cioè, da che parte stai? Quante responsabilità attribuisce al mister per questo cammino in Serie A? Perché poi dall'altra parte, lo ripetiamo sempre, non possiamo dimenticare quello che sta facendo l'Inter in Europa. Ma è chiaro che sia nelle vittorie che nelle sconfitte comunque c'è una responsabilità condivisa. È evidente che il cammino in Champions League di Simone Inzaghi va comunque tenuto conto. Questa è una squadra che negli anni precedenti, anche quando aveva avuto dei gironi un pochettino più semplici, però ha fatto più fatica. Onestamente, l'eliminazione di Conte con il doppio 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk era stata una debacle pesante in un girone in cui francamente l'Inter poteva tranquillamente passare. Ricordiamo che era la stessa avversaria che aveva battuto 5-0 poche settimane prima, in realtà, in Europa League, perché la fase finale dell'Europa League si era giocata praticamente ad agosto. E, per cui quello va tenuto conto. Insomma, nella fase a girone l'Inter ha eliminato il Barcellona, che adesso sta stradominando la Liga. È vero, insomma, che Porto e Benfica sono stati due sorteggi. Il primo sicuramente era il migliore possibile, il secondo, quello con il Benfica, era comunque contro una squadra che aveva fatto finora benissimo, che aveva pareggiato 2 volte col PSG, aveva strabattuto la Juventus e veniva da un ottavo di finale giocato benissimo col Bruges. Però onestamente, in relazione a un possibile accoppiamento con Real Madrid o con Manchester City, era un buon accoppiamento È andata che bene. non hai per ora superato ancora, però in cui sicuramente ti sei battuto molto bene all'andata. E questo va tenuto conto. Dall'altra parte, il problema vero, secondo me, è capire che cosa per il futuro della società è in questo momento più importante tra entrare nelle prime quattro in campionato e andare a cercare di arrivare in finale o addirittura vincere la Champions League. E anche se è paradossale, però, in questo momento, considerato poi soprattutto che comunque in semifinale andresti a prendere o il Napoli, che è molto più avanti, ha dimostrato molta più continuità in campionato, anche se non è in un periodo di grandissima forma. Oppure il Milan, che sappiamo che cosa può implicare, insomma, un derby in semifinale di Champions League. L'Inter l'ha già perso 2 volte, è comunque una squadra con cui l'Inter in questi anni ha vinto e perso, perché non è che hai certezze. E eventualmente in finale andresti sicuramente da sfavorita contro chiunque, che sia il Bayern Monaco, che sia il Manchester City, il Real Madrid o anche il Chelsea, che in questo momento vive un periodo molto molto difficile, molto probabilmente tra l'altro per come si sono messe. In questo momento i quarti sarà o Manchester City o Real Madrid, una delle due È finaliste. paradossale come arrivati a questo punto. Veramente l'Inter si trova davanti a un bivio, perché magari, ecco, partecipare alla prossima Champions League potrebbe derivare dalla vittoria della Champions League o da altri intrecci, perché poi ci sono altre combinazioni. Però è chiaro che, come dici tu, è un obiettivo molto comunque difficile, e non si ha nessuna certezza. Quindi la domanda principale che tutti i tifosi fanno è: perché poi l'Inter, ecco, alterna queste grandissime prestazioni a queste delusioni in campionato? Perché l'abbiamo anche detto con Fabio nel post partita, con il nostro Fabio Costantino: a questo giro è mancata anche la prestazione. Se con le altre, quindi magari contro la Fiorentina, contro la Salernitana, anche contro lo stesso Spezia, ma anche mi riferisco anche al Pari, no, contro la Sampdoria, l'Inter ha creato tanto. Quindi magari, ecco, lì le responsabilità attribuite a Inzaghi sono minori, perché quando vai a creare 6, 7, 8 palle gol veramente nitide
e gli attaccanti non la buttano dentro, magari tu dici ok, Inzaghi magari ha sbagliato questo tipo di scelta, però poi quando sono gli attaccanti a sbagliare i gol, anche perché poi parleremo magari anche più là dei numeri disastrosi dell'attacco dell'Inter, ovviamente le risposte vengono meno. Però ecco, io ti chiedo, in caso di clamoroso passo falso, io parlo di clamoroso passo falso perché, come hai ricordato tu, veniamo da 2-0, quindi perdere una eventuale semifinale di Champions dopo un 2-0 davanti a 73.000 tifosi ancora una volta in casa tua, San Siro, in questo momento per me sarebbe molto clamoroso. Quindi io ti chiedo, l'Inter viene eliminata da Benfica ai quarti di finale di Champions, è uno scenario anche immaginato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Inzaghi rischia il posto. Io ti chiedo, secondo te, al netto anche di quelle che sono state poi alcune prestazioni che sono arrivate con delle sconfitte, no? Come abbiamo detto, contro il Benfica, contro la Fiorentina, contro la Salernitana, contro lo Spezia, l'Inter ha creato tanto, però poi ha sprecato. Quanto avrebbe senso, secondo te, cacciare Inzaghi e puntare magari in questo preciso istante di questa stagione magari su un traghettatore fino al termine della stagione? Perché poi è chiaro che magari, ecco, da giugno le strade tra Inter e Inzaghi si separino, a meno veramente di una clamorosa vittoria della Champions League, mi viene da immaginare. Io ti chiedo quanto senso avrebbe dal punto di vista anche del gioco, dell'impatto che va a dare nello spogliatoio. No, ma avrebbe senso, nel senso che è chiaro che sarebbe comunque un tonfo molto rumoroso proprio per quello che è successo già all'andata, e perché sarebbe un segnale ulteriore di un distacco che in questo momento comunque io vedo tra la squadra e l'allenatore, nel senso che sono d'accordo con te, nel senso che l'ultima prestazione secondo me non è stata assolutamente all'altezza, mentre almeno nelle altre partite di campionato si era vista comunque una volontà dell'Inter di cercare l'occasione, di andare a crearla, e poi le hai sbagliate, non dovevi sbagliarle. Onestamente c'è anche quella parte di imponderabile, perché quando poi manchi quei gol, come può essere quello di Lukaku a Salerno oppure contro la Fiorentina, c'è anche quella parte comunque di non preparabile all'interno di una partita, che quindi non si può secondo me riferire a un allenatore. È un momento in cui certamente non ti gira benissimo, anche il gol di Candreva onestamente è qualcosa che capisci che non è un momento, una fase fortunatissima, insomma, ecco, in campionato. Però col Monza, onestamente, non è che io ho visto grandi miracoli di Gregorio. Ha fatto una grande parata su Correa, francamente, sia quella su Lukaku che quella su Lautaro, ancora di più perché gli è arrivata addosso, sono parate che il portiere deve fare. Cioè, non ho visto una prestazione monstra. La prestazione monstra è quella di Ochoa, onestamente. O anche comunque un'ottima prestazione, sicuramente quella di Terracciano, ma quella di Gregorio è una prestazione del tutto normale. E dico anche questo, secondo me nella scelta di Aslani e di Correa dal primo minuto c'è comunque un indirizzo non solo della squadra ma anche dell'allenatore. Aslani a me è un giocatore che piace, però va considerato che tu lo stai mettendo adesso per due volte di fila dal primo minuto dopo che non lo hai fatto mai giocare e che quindi non ha minutaggio nelle gambe, per cui è chiaro che stai mettendo un giocatore che metti in una partita che consideri evidentemente meno importante rispetto a quella con il Benfica, e non è così. Cioè, per me onestamente non dico che deve giocare Aslani col Benfica e Brozovic in campionato, ma probabilmente deve giocare Brozovic tutte e due, oppure comunque devi cercare una soluzione diversa, alternare sì, però non dando quell'indirizzo, e Correa è assolutamente vale questo discorso per cento, nel senso che Aslani non ha montaggio, ma fondamentalmente la sua prestazione è sufficiente, la fa. Correa no, perché in questo momento sente il peso della maglia, è così da 2 anni, quindi è vero che anche gli altri attaccanti stanno facendo malissimo, perché Dzeko non segna dalla Supercoppa, Lautaro Martinez non segna dalla gara con Lecce, era il 5 di marzo, e Lukaku ha segnato soltanto su calcio di rigore, oppure ha segnato su azione contro il Porto, ma in campionato non lo fa da inizio annata. Per cui è chiaro, insomma, che non è che, voglio dire, se mettevi qualcun altro al posto di Correa, però secondo me, ripeto, è anche un indirizzo, è un segnale. Se tu il turnover lo fai mettendo le cosiddette seconde linee in campionato, dai anche tu un segnale alla squadra che fondamentalmente la partita che consideri meno importante tra le due è quella col Monza. Non può esistere assolutamente così. In questo momento l'Inter è quinta, è molto lontana già molto lontana dalla Roma, 5 punti ha lo scontro diretto, in questo momento a sfavore, deve giocare il ritorno a Roma. Se alla Juve ridanno quei 15 punti di penalizzazione in parte oppure del tutto, rischi di essere sesto. Comunque anche col Milan, lo ricordiamo, hai comunque
perso all'andata e poi vinto al ritorno, ma voglio dire, sei comunque in una condizione di rincorsa. La Lazio probabilmente non la prendi più, anche perché non ha le coppe. C'è da capire, onestamente, nell'ultima parte del calendario è difficilissima. Hai le due romane, hai il Napoli, hai l'Atalanta. Devi giocare contro il Verona, vedi la posizione di classifica, tu dici, oh, ok, insomma, l'Inter è più forte, è vero, ma era Poi molto il più forte. campionato ha dimostrato di subirne proprio. Tra l'altro, il Verona si gioca un obiettivo perché deve cercare di salvarsi, quindi giocherà alla morte. Per cui è una fase finale di campionato molto difficile. Hai perso tantissimi punti contro squadre con cui non dovevi perderli, e adesso hai onestamente avversarie toste, sei ancora in Champions, sei ancora in Coppa Italia, quindi le energie possono anche venire meno. E con questa analisi del nostro Mattia puntuale, noi chiudiamo qua il video. Ti ringrazio Mattia per essere intervenuto con noi questa mattina. Grazie a tutti voi. Allora, io ricordo a tutti che questo pomeriggio alle ore 19 saremo in diretta con il nostro salotto, magari continueremo insieme a parlare di Inzaghi e ci prepareremo insieme in vista del ritorno in programma mercoledì sera San Siro contro il Benfica. Non mi resta quindi che invitarvi a lasciare un commento sotto il nostro video e dirci cosa ne pensate, sia di Simone Inzaghi, del futuro, cosa dovrebbe fare l'Inter in caso di una clamorosa eliminazione mercoledì sera dalla Champions League. Non mi resta quindi che poi lasciarvi con un caloroso sempre Forza Inter.